i nostri sogni nelle vetrine in vendita. Siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera e bentrovati in questo numero di Replay, che è un numero evidentemente particolare perché non c'è il padrone di casa, non c'è Enrico Rocchi, una leggera indisposizione è a casa, ma lo ritroverete la prossima settimana, lunedì prossimo, in piena forma. Noi però siamo qui, lo salutiamo, lo abbracciamo e proseguiremo con l'analisi del momento del Pescara. Un Pescara reduce da una brutta partita, dalla sconfitta casalinga contro il Perugia, una sconfitta che ha interrotto una serie sì di 4 risultati utili consecutivi, ma siamo anche nelle ore finali del calcio mercato, diverse le notizie di cui parleremo tra pochissimo. Io vado subito a presentare i nostri ospiti, parto dalla mia destra con Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio. Buonasera, buonasera. Ciao. Ciao Antonio, poi alla mia sinistra il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi. Buonasera direttore. Buonasera. E poi l'avvocato e dirigente sportivo Mauro Gianzante. Buonasera Gianzante. Il giovane procuratore sportivo Mattia Grappasonno. Ciao e ben trovato a Replay. Buonasera a tutti. E poi il nostro amico Riccardo Crinco. Ciao Riccardo. Ciao. Allora, tante le notizie di giornata, in particolare per quanto riguarda il fronte mercato. La notizia principale è che tramonta definitivamente Carlo Sembalo, il giocatore va al Brescia, l'accordo è stato trovato nel pomeriggio, Embalo dunque torna nella squadra dove aveva già giocato con la formula del prestito oneroso, 150.000 euro più diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, con anche una percentuale futura di rivendita del 15%. Poi addirittura d'arrivo anche l'affare con la Juventus, l'arrivo di Cristian Bonino della Juventus, che ha giocato nell'Alessandria in Serie C nel girone A. 22 presenze, 0 gol finora per Bonino, arriverà a titolo definitivo. Leonardo Mancuso va alla Juventus ma resterà in prestito fino a giugno al Pescara. Poi ancora oggi la giornata di José Machin, il centrocampista originario della Guinea che è arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A dalla Roma, oggi visite mediche al mattino e poi allenamento al pomeriggio. Più tardi vedremo anche le immagini del neocentrocampista del Pescara. Addirittura d'arrivo anche Riccardo Fiamozzi, in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, ma che ha giocato la prima parte di stagione al Bari. E poi altre notizie di mercato, insomma le diffonderemo più tardi. C'è stata anche la mancata elezione del presidente federale, l'altra notizia di giornata, la principale direi in ambito nazionale. 3 scrutini a vuoto per i 3 candidati, Gravina, Sibiglia e Tommasi, poi il ballottaggio al quarto scrutinio, ballottaggio tra Sibiglia e Gravina, ma a trionfare sono state le schede bianche e dunque si va verso il commissariamento. Giovedì la giunta del CONI nominerà il commissario e anche la durata dell'insediamento. Questo è quanto, il titolo della trasmissione, eccolo qui, futuro incerto, che riguarda il futuro appunto di Zeman del Pescara con le nuove incognite dettate dal mercato e dalla sconfitta. Parto però da Antonio De Leonardis, intanto per questo fatto delle elezioni del presidente federale, un presidente che non è stato eletto, non è stata trovata la quadra. Tutti stanno dicendo che il vero vincitore è il presidente del CONI Malagò. Ah sì, purtroppo è finita come lo stesso Malagò si augurava all'inizio di questa vicenda, quindi mi è sembrata un finale
Brutto, brutto anche, non solo il finale, come è stato preparato. Si è arrivati a questa elezione, si è arrivati in tre, come hai detto tu, e non sono riusciti a trovare una maggioranza. Tra l'altro, alla vigilia di questi decisivi, ancora di nuovo Malagora, tornata alla carica, facendo prospettare l'idea che anche in caso di elezione ci poteva essere il commissariamento. Insomma, a me mi sembra una cosa molto brutta. Tra i protagonisti ci metterò lo stesso Malagò, perché c'è questo commissariamento, credo che non aggiunga niente a quello che ci si aspettava dopo la vicenda nata dall'esclusione dell'Italia dal Mondiale, una cosa che non succedeva dal 58. Certo, quella era la punta di un iceberg, perché il calcio italiano è malato da tantissimi anni. Ricordiamo anche le figuracce fatte dopo il mondiale vinto in Germania. Insomma, l'Italia, sì, da allora il mondiale d'Italia, voglio dire, forse è stato anche peggio dell'eliminazione attuale, anche, per cui rifondare una federazione con queste premesse, credo che non ci fosse veramente, non ci fosse partita. E non è che il commissariamento possa aprire prospettive e scenari diversi. Bisogna rifare le regole? Beh sì, bisogna rifare le regole, ma a parte quello, insomma, tra l'altro i tre candidati hanno illustrato le loro proposte, che sulla carta sembrano tutte accettabili, discrete. Il fatto che non sia riuscita a trovare, no, più o meno, che non siano riuscite a trovare un punto d'incontro, la dice lunga su quello anche che poi nel pomeriggio, perché pare si fossero parlati, no, addirittura Siviglia e Gravina. Addirittura Gravina ha rinunciato all'appoggio che gli è stato dato da Siviglia, perché il ballottaggio alla fine era tra Gravina e Siviglia. Poi Siviglia ha detto ai suoi delegati votate scheda bianca prima del ballottaggio. Sì, però prima lui ha detto che prima ha proposto a Gravina il suo appoggio con lui presidente, e Gravina ha rinunciato. Anche questo lascia forti dubbi su quello che può essere il futuro. Perché rinunciare? Quali sono? Cosa si nasconde dietro? Insomma, è una vicenda ancora... Gravina ha detto chiedo scusa all'Italia, la partita andava giocata fino in fondo. Sì, vabbè, chiede scusa, però non è cambiato nulla. Minguzzi voleva aggiungere qualcosa al discorso di Antonio? Ma io credo che non ci fosse una via diversa, che Malagò aveva già capito tutto da prima. C'è poco, i tre candidati hanno prodotto poco, hanno presentato poco, molto poco secondo me, quindi non si poteva uscire da questo. Il rifiuto di Gravina credo che sia una logica di troppa politica dentro a queste scelte, perché chiaramente se accetti l'appoggio devi anche cercare di trovare delle mediazioni che evidentemente non gli andavano bene. Ma... Che come seriamente di Malagò non c'entra la politica? No, c'entra come, ma tantissimo, c'entra forse pure come, di più, ma... a mio avviso. Spero soltanto che riescano a trovare delle persone capaci e competenti, però ripeto, secondo me nel programma c'era poco. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto? Non so se l'avvocato Gianzante... Visto dal di fuori, io sono solo un osservatore, mi pare che la soluzione peggiore sia questa del commissariamento, perché il commissariamento sta a significare provvisorietà, impossibilità di una programmazione quantomeno a medio termine, e quindi vuol dire lasciare le cose come stanno. Penso che la federazione avesse bisogno di una guida, di un uomo forte che potesse godere l'appoggio non solo politico ma anche della base, e questa è la cosa che è mancata di più. Si è pensato un po' troppo agli interessi di settore dei vari gruppi e non a un discorso di carattere generale, e ne sono responsabili tutti quanti. Penso che il commissariamento sia proprio in quest'ottica, cioè di trovare una persona forte da mettere alla guida della federazione. Cioè, io non credo che sia un commissariamento che andrà per le lunghe, ma almeno per cercare di avere un programma compiuto.
con persone capaci da mettere in quel posto, a capo della federazione. Andiamo in regia, saluto Stefano Recanati che ci dà un aggiornamento sul posticipo di questa sera di Serie B. Ciao Stefano. Sì, un saluto a voi in studio e un saluto anche da parte mia al direttore Enrico Rocchi. Ricordiamo il numero di messaggi per interagire con noi, 392-623-7060. I posticipi di questa serata sono: uno in Serie B, a Libero Liberati di Terni, la Salernitana è in vantaggio sulla Ternana per 1-0 col gol di Mattia Sprocati, e poi un altro posticipo in Serie C, questa volta il girone C, per il Catania è in vantaggio per 1-0 con il gol, ve lo diciamo subito, di col gol di Tedeschi al secondo minuto contro il Virtus Francavilla. Sono questi i posticipi per questa Grazie sera. Stefano, chiaramente ci aggiornerai se ci saranno delle notizie di mercato. Abbiamo visto prima il titolo futuro incerto. Allora io riparto da Mattia Grappasonno, perché il Pescara ha visto fermare questa striscia di 4 risultati utili consecutivi. Il Pescara che è uscito fuori dalla zona playoff, un Pescara che continua a non convincere sotto il profilo del gioco, e poi c'è questo calcio mercato che sta in parte ridisegnando la squadra. Che momento è questo per il Pescara? Secondo me per il Pescara è oggi leggevo di una fase di declino addirittura, ma secondo me il Pescara non è mai partito quest'anno, non ha mai entusiasmato la piazza. Forse si pensava ad un ritorno di Zeman come una sicura e certa Serie A, ma è l'esatto opposto, cioè forse il Zeman bis sta portando non dico danni, perché comunque penso che l'obiettivo della società era quello di affidare la panchina a Zeman in modo tale da valorizzare i giovani, però ci sono state delle incomprensioni anche tra il presidente, che sono ben note penso a tutti gli addetti e certo, tutti i tifosi, e quindi questi strascichi che si sono portati fino al mese di febbraio non hanno permesso al mister fino ad ora di imporre le proprie idee, il proprio gioco. Io sono convinto che non è una squadra adatta a Zeman, e ci sono stati fatti degli sbagli sul mercato che puntualmente vengono pagati al giorno d'oggi. Ora vediamo, è arrivato oggi l'altra mezzala. Macin, che tra l'altro è qui, eccolo qui, Macin che cammina in questo momento, è la fine della seduta di allenamento con latte latte. Sì, no, c'è poca... Non so come, c'è poca previsione, o meglio c'è poca programmazione, perché prima si diceva siamo a posto così, ora arriva la mezzala, poi arriva l'attaccante, invece fino a 2 giorni fa serviva a ricoprire solo l'ala destra, domani se serve un difensore va a finire che prendono un difensore, ma non serve il difensore. Quindi è molto confusionaria come situazione quella del Pescara. Minguzzi, c'è così confusione quindi nel Pescara in questo momento? Non è un problema di confusione, credo che sia un problema di aver probabilmente sopravvalutato un po' l'organico all'inizio della stagione, e molti giocatori non hanno reso come ci si aspettava, un po' perché sono giovani, un po' manca esperienza, devono crescere, un po' probabilmente perché poco adatti, insomma degli esterni ce n'erano tantissimi, da Del Sole, Baz, Mancuso, Capone, cioè ce ne sono tanti, però nessuno di questi, a parte Mancuso, anche se ha avuto un pochino di infortuni, probabilmente è stato all'altezza della situazione. Per ecco, cui... Però in questo momento, sfumato Embalo e con Falco, che era stato preso 10 giorni fa dopo l'interruzione della trattativa con Embalo, Falco poi si è infortunato, Embalo ora è andato al Brescia, quindi di fatto il rinforzo forte in quella parte del campo non c'è, almeno per un mese non ci sarà. Ma allora, Filippo Falco, cioè un giocatore che conosco bene perché l'ho portato io a Lecce, l'ho preso io a Lecce, l'ho fatto crescere lì nel settore giovanile, feci gli allievi con noi, quindi è un giocatore che ho seguito sempre, è un buon giocatore. È adatto molto al gioco tecnico di Zeman? Ma lui fa l'esterno destro molto bene, però è un giocatore che anche lui gioca molto palla al piede, un po' meno negli inserimenti senza palla, è un giocatore molto tecnico, molto bravo. Il problema è anche prendere i giocatori, cioè io ho visto il Frosinone ieri, ho guardato un pochino la partita. Frosinone ha fatto degli acquisti a gennaio e li ha messi dentro, cioè soprattutto ha preso Cipsa in mezzo al campo
e ieri si è notata la presenza di un giocatore come, cioè, quando tu vai a gennaio e prendi i giocatori, devi cercare di prenderli che ti possono, devi prendere, se vuoi migliorare la squadra devi prendere dei titolari, perché se prendi il 18esimo, il 19esimo, il 20esimo, lo spessore, la cifra tecnica della squadra non è che cambi tanto. Devi prendere dei titolari, possibilmente devi prendere dei giocatori sani, che stanno bene fisicamente, pronti per giocare. Qualcuno scriveva da casa il significato dello scambio Bonino-Mancuso. Ma questo è un, cioè, adesso non so, la Juventus, l'operazione di Mancuso alla Juventus mi sembra un'operazione abbastanza forzata, sinceramente credo che non sia diretto alla Juventus, penso che l'operazione sia diversa. Bonino è un giocatore... è un centravanti di fisico, di forza fisica, però insomma ha fatto zero gol quest'anno, sì, nella in Cia d'Alessandria. È un giocatore che ha struttura, che però deve sicuramente crescere. Credo che sono tutti quanti giocatori un po' di scommessa, di prospettiva. Prima di riascoltare Totò, Riccardo, perché stavi sorridendo? Ma cosa vuoi che ti dica? Quando una squadra fa un tiro in porta in 90 minuti e andiamo a prendere giocatori che hanno zero gol in carriera, non è facile. In stagione, perdonami. Sono d'accordo che bisogna prendere dei giocatori a metà campionato pronti. Io vedo questo mercato fatto a gennaio come un indebolimento della squadra. Sono andati via dei giocatori che il mister non voleva, giocatori forti. Giocatori che giocano in una categoria superiore, giocatori che potevano dare qualcosa, sono stati a mio avviso demotivati dal mister perché non avevano le caratteristiche tecniche per giocare nel Pescara, con tutto rispetto della squadra, ma voglio dire, non è che tu puoi dire a un Benali che non può giocare nel Pescara, uno Zampano che non può giocare nel Pescara. Zan ha ribadito Benali, io lo vedevo come esterno, lui non era convinto. Sì, ma io vedi. Quindi io... è stata come una naturale conseguenza la sua partenza. Sì, ma infatti, ma io avrei visto la partenza del mister invece, vedi, la differenza di tutti, io continuo a dire la stessa cosa, io avrei questo signore, l'avrei già lasciato a casa da un pezzo e avrei fatto la squadra con quei giocatori, purtroppo non ci sarà mai la controprova, però io ritengo che un Benali, uno Zampano o tutte le persone che questo signore ha bocciato, compreso Del Sole, che ha bocciato, perché ha fatto inizio campionato, cioè sono più bocciati dei promossi. Quindi io vorrei sapere se questo signore non si faccia anche lui qualche domanda, e visto che la squadra siamo alla prima giornata di ritorno, non ha un'identità, non ha un gioco, non tira, non contrasta, non lotta, io vorrei sapere questo. E quindi io te l'ho detto già da tempo, ti ho detto e te lo ripeto, e poi non parlo, il gol di Valzania ha veramente messo dei problemi nella squadra, perché se noi quella partita non la vincevamo, la pareggiavamo, Zema saltava e noi probabilmente ridisegnando una squadra con una natura diversa, un gioco diverso, visto che questi giocatori non sono i giocatori zemaniani, perché continuiamo a dirlo, che mi viene da ridere, ma è così, e allora dove andiamo a finire? È finito il campionato e siamo ancora a vedere questa squadra, perdonami, che in porta non ci arriva. Totò, mercato che dunque non sembra convincere, io. Ti viene da ridere, non convince, ora non è arrivato neanche il risultato e il gioco già non c'era contro il Perugia. E quindi? No, in effetti l'ultima partita credo che sia stata una delle più brutte degli ultimi 3 o 4 anni, sicuramente una partita... Soprattutto l'ultima ora. Soprattutto l'ultima ora, ma cioè, l'aggravante è che nella prima parte... Pescara ha di nuovo provato a giocare come chiede l'allenatore, con scarsissimo... Ma senza tirare in porta. Esatto, senza tirare in porta. A conferma più o meno di quello che dice Riccardo, come ha detto anche Mingo, c'è questa storia dei giocatori non adatti, vabbè, però non ce la possiamo portare avanti. Oramai a febbraio fa un anno che Zema sta qui, stiamo ancora a parlare di questo problema dei giocatori presunti zemaniani, che poi... quali sono i giocatori, qual è il DNA di questi giocatori. Il problema vero è che questa la squadra non riesce, sicuramente dal mercato così come sta nascendo,
esce una squadra sul piano tecnico quantomeno indebolita, perché è fuori di dubbio che sia Benali che Zampano, giocatori affidabilissimi. Certo, beh, gli stessi Ganz e Pigliacelli comunque. Gli stessi Ganz e Pigliacelli, certo, erano praticamente, ha perso dei pezzi molto importanti, aspettando che sono nuove scommesse, perché poi noi sappiamo benissimo, proprio perché conosciamo Zeman, che il suo lavoro è sempre visto a lunga distanza, mai a medio termine. Però qui siamo oltre metà campionato. Esatto, l'esempio l'abbiamo avuto l'anno scorso, quando è arrivato per salvare la squadra, ma non ci ha nemmeno provato, perché chiaramente Pescara, quando è arrivato lui, Pescara aveva 2 punti in più del Crotone, però il Pescara si è detto subito che Zema avrebbe dovuto preparare la squadra per l'anno dopo, non per cercare di salvare, anche perché non è nel suo corpo, nel suo modo di allenare, è un allenatore che ha bisogno di allenamenti continui, ripetitivi, per costruire una squadra. Però se ti capita poi che in questo organico così assemblato male, sicuramente perché l'obiettivo dell'allenatore era quello di mandare via tutta l'intera vecchia guardia. Io dico, per fortuna non è stato fatto in quel modo, anche perché quantomeno Benali, per esempio, un giocatore che nonostante abbia giocato sicuramente fuori ruolo, perché non è quello il suo ruolo, tant'è vero che ha fatto la mezzala dei 2 anni di Pescara, l'ha rifatta a Crotone appena arrivato, è stato uno dei migliori, quindi sono punti di vista. Però sul piano tecnico sicuramente Benali e Zampano che partono, io sto molto attento a capire quello che può succedere ancora, perché queste premesse... Sono arrivati Gravioni, Yamga, Falco, Macin oggi, dovrebbe arrivare Fiamozzi, però è chiaro che la consistenza tecnica di un Benali e di un Zampano... A parte che insieme metteranno insieme 15 o 16 presenze, quelle di cui abbiamo parlato, fino a quei giocatori pronti che diceva Vincenzo non esistono, perché è ovvio, questo è il problema di gennaio, e tra l'altro purtroppo il Pescara l'ha visto sulla sua pelle, per le società, quello che succede intervenendo in maniera sbagliata a gennaio. Noi ricordiamo dalla prima promozione di Zeman, quell'anno lì, l'anno di Stroppa, sono stati fatti dei disastri inenarrabili a gennaio, al mese di gennaio, gli arrivi di Caraglio, Sculli, D'Agostino, Cordrup che non giocava da 2 anni, voglio dire, la stessa cosa si è ripetuta nelle stagioni successive. Perché gennaio è come dice Vincenzo, sì. Lo scorso anno arrivano Bove e Stendardo, che sono tuttora nella rosa del Pescara. Come è stato fatto anche l'anno scorso, no? Montari, mettiamoci tutto quello che è successo. Quindi voglio dire, qual è l'idea? L'idea, se resta questa idea di costruire la squadra che sia in grado di giocare il calcio che vuole Zeman, probabilmente ci riuscirà, magari dovremo aspettare 2 o 3 mesi, non credo che Pescara se lo possa permettere, insomma. Mauro Gianzante è deluso da questo campionato del Pescara e soprattutto da questa ultima partita contro il Perugia, e alla luce di quelle che sono le ultime dinamiche di mercato? Devo dire che io come tifoso sono ottimista, però devo dare atto che i miei timori che manifestavo a settembre agli amici si sono concretizzati. Quali erano essenzialmente? Ma io credo che un discorso che riguardi la squadra non possa precludere quello che riguarda la società. Io non conosco la situazione economica della società, perché non mi spetta e non entro nel merito, però è agli occhi di tutti che questa società non intende spendere ed è propensa a togliersi i pezzi migliori, come ha incominciato a fare quest'estate. Non so se è soltanto su indicazione di Zema, non altro, però questo è un dato di fatto. L'unico acquisto è stato Ganz, che poi è stato rivenduto. Quindi una società... Se Zampano e Benali sono giocatori forti, questo unanimemente viene riconosciuto, ma non hanno avuto il posto da titolare fisso, in sostanza, vuol dire che sono stati messi in discussione intanto dall'allenatore.
Sì, però la società era partita con un programma di giovani, con un programma di prestiti e non di investimenti. Una squadra, una società che già imposta un discorso di questo genere vuol dire che non è una società che sta programmando, è una società che sta cercando di tirare avanti e cercare di poter trovare il maggiore utile con il minimo sforzo. Quindi si è assunta dei rischi. Rischi ancora più acuiti secondo me perché non ha tenuto conto che forse una squadra di giovani aveva bisogno di qualche guida all'interno che potesse tenere lo spogliatoio e che potesse tenere insieme la squadra. Dei giovani che possono recepire o non recepire il gioco di Zeman, che sia giusto o non giusto il gioco di Zeman, questo è un altro discorso. Certo è che siamo arrivati a novembre con un allenatore che a mio modo di vedere ha fatto di tutto per farsi cacciare. E probabilmente non ci è riuscito per ragioni che io ignoro, ma che oggi a febbraio ci porta davanti ad una squadra che si è privata ancora di due giocatori esperti che tante volte abbiamo anche criticato perché anche loro a volte ci hanno lasciato a desiderare e che sta continuando a cercare giovani sconosciuti in un momento in cui ci sarebbe bisogno invece di esperienza, perché credo che il signor Minguzzi mi potrebbe dar ragione: nel momento in cui si lotta per salvarsi occorrono giocatori esperti, decisi e non giovani che devono maturare ancora. Ma il Pescara lotta per salvarsi? Non penso, penso che inizialmente si lottasse e gli obiettivi erano di fare un campionato comunque d'avanguardia, perlomeno da zona playoff. Beh, in questo momento la classifica dice che stai a metà, quindi gli scenari sono diversi, sì, molto corto giustamente. È chiaro che se vedi l'ultima partita, devo dire la verità, sono d'accordo anch'io, cioè, la partita col Perugia è stata veramente molto brutta, hanno giocato tutti molto sottotono, anche giocatori che hanno fatto bene fino adesso, vedi Brugman che fino adesso aveva fatto, secondo me è stato uno dei centrocampisti più continuo, uno di quelli più continui, l'altra sera anche lui ha sbagliato molto, hanno sbagliato tanti passaggi. Questa è una squadra, secondo me, ci sono dei ragazzi validi che hanno buone prospettive, però molto, secondo me, ancora immaturi, cioè giocatori che devono crescere, che devono farsi esperienza, probabilmente sulla pelle probabilmente del Pescara di quest'anno, perché ce ne sono troppi così, con quelle caratteristiche. Buoni giocatori, bravi ragazzi che vengono fuori dalle primavere e che ancora hanno bisogno di mettere un pochino di calcio nelle gambe. Quello che salta un po' all'occhio è che il Pescara, quando cerca di giocare come vorrebbe il suo allenatore, fa difficoltà e va incontro anche alla sconfitta. Quando dimentica un po' quello che è il credo del suo allenatore, come è stato nelle partite precedenti, a Foggia, ma anche con il Venezia, ma anche con il Novara, cioè quando cerca un po' più di gestire la partita e si copre un po' di più, porta a casa il risultato. E allora è questa anomalia che un po' balza agli occhi. Con il Perugia, nella prima mezz'ora cerchi di fare la partita, ma non riesci poi a tirare in porta, è l'unica occasione reale che hai alla fine del primo tempo con Capone. Cioè, questo aspetto che probabilmente va chiarito. Quando il Pescara prova a fare la partita, non sembra essere spuntato. No, evidentemente c'è un po' la coperta corta, probabilmente quando si copre un pochino di più, magari gioca di rimessa, c'è meno responsabilità, forse. Io non ho visto tantissime partite, però quelle, soprattutto quelle fuori casa, magari in casa ne ho visto qualche una in più. Ripeto, questa è una squadra fatta di tanti ragazzi giovani, quindi e secondo me si è anche sbagliato molto nella scelta, cioè in certi ruoli, soprattutto nei ruoli chiave per il gioco di Zeman, probabilmente si è cambiato tanto, si è provato molto e non si sono mai trovati forse i titolari, quelli... Certo. Anche da Mattia Grappasono volevo chiedere questa cosa, vedi anche tu questa anomalia, cioè quando il Pescara prova a fare la partita ha maggiori difficoltà di quando magari le partite prova a gestirle? Sì, questo è vero, solo che bisogna fare personalmente una critica a Zeman, perché comunque non so se avete notato... cioè nella partita... Ti saluta Dries Mertens qui, scrive Marco G. Ah, ok. Nella partita di venerdì io non ho visto Zeman alzarsi in piedi due volte. Ho visto Zeman, ha fatto il giro della panchina ed è tornato a sedersi. Quindi però una partita... lui che si è morigerato in panchina. Sì, però
cioè lo vedo poco attivo, quindi secondo me penso che sia arrivata comunque, o lui è stufo o sta qui a strappare l'ultimo contrattino. Non vedo quel Pescara spumeggiante. Contrattino. Contrattino, sì, Antonio, tra virgolette. Contrattino. E secondo me la gente ha dato fastidio pure questo atteggiamento qui del mister, che comunque non l'ho notato solo io, l'ho notato anche altre persone. Addirittura li incitavano a svegliarsi, diceva, ma sveglia, diceva, non è mai stato un tipo alla Conte, euforico alla Conte, però perdi 1-0, 2-0. Niente, nessun tipo di movimento in panchina, quindi la squadra mi appoggio. Ti riallacci alle parole del direttore. La squadra è giovane, forse troppo giovane. Ma un problema, credo che sia un problema marginale, se Zeman lo vediamo più o meno durante la partita. Il problema è quello che vediamo, la squadra che vediamo. Voglio dire. No, ma io penso perché, che l'atteggiamento... Sì, al di là di quello... Non, di solito lo vediamo quasi sempre quando la squadra vince, la spettacolo... Io lo vedo spesso, insomma. Totò, quello che fa, che va in contrapposizione a quello che dice, perché lui a un certo punto perde 1-0, toglie pettinari, mette cappelluzzo, ma questo può starci, è come lo giustifica che a me dà fastidio, perché lui lo giustifica dicendo arrivano i trust dalle fasce laterali, ma io non lo voglio. Però arrivano e quindi metto cappelluzzo perché può colpire la palla di testa meglio di cappelluzzo. Ecco, se io, perdonami, di pettinare, se io devo ascoltare un allenatore che dice io non voglio che fanno i cross, per loro li fanno. Queste sono le sue parole in conferenza stampa. E quindi però, cambio l'attaccante, allora, per questo motivo c'è qualcosa che non quadra. Scusami Riccardo, se parliamo di quello che dice, poi dall'inizio del campionato... ma io sono preoccupato dice, di questo. Ho capito, il problema è quello che vediamo, non quello che dice lui. Riccardo, mettiamoci d'accordo. Problema vero, futuro incerto, è già ottimistico, perché incertezza significa che comunque... No, in questo momento il Pescara... Non è ancora una squadra, ragazzi, cioè non ha ancora un'identità vera, precisa, cioè siamo arrivati alla seconda del giro del ritorno. Il problema vero è questo e la preoccupazione è reale, al di là di tutto, perché chiaramente i movimenti di mercato che sta facendo stanno sul piano tecnico sicuramente indebolendo la squadra, come ha detto anche Vincenzo, tutti i giovani, il fallimento vero è stato sui giovani, io l'ho detto già l'altra volta, perché è ovvio che se tu... se parti con l'idea che questi ragazzi della primavera devono essere immediatamente dei fenomeni, non solo fenomeni tecnici, ma anche sul piano mentale, che siano pronti per fare il calciatore a quel livello, il fallimento vero è stato questo, perché non a caso Del Sole va via, Latte non l'abbiamo nemmeno visto, i vari centrocampisti che sono alternati, Valsania è stato quasi per caso, è arrivato fuori, ma secondo il tecnico... Ha giocato perché era rimasto solo lui. Sì, esatto, no, ha anche detto che tecnicamente il ragazzo è scarso, voglio dire, come premessa, l'ha detto al microfono, quando dici di cose che ha detto. Ma il problema vero è questo, cioè che tipo di squadra adesso riusciremo a vedere da qui in poi? Resta una grandissima incognita, perché io dopo, alla fine del mercato di agosto, lo sapete, l'ho detto più volte, l'organico, il suo insieme, considerando tutta la vecchia guardia che non era partita, mi sembrava un organico solido, attrezzato per fare un campionato comunque non da fondo classifico, nel campionato di B l'organico a mio avviso era anche abbastanza completo, in cui magari i giovani potevano maturare, crescere, perché non potevi sperare che Del Sole e Capone facessero 42 partite, sarebbe Antonio, stato folle. Venerdì si è autogestita la squadra, questo è un concetto che ciclicamente ritorna, no, ritorna, ma non è credibile pensare che la squadra si autogestisce. No, non è credibile. Il problema è che gioca male il calcio che vuole l'allenatore. Faccio un esempio: se noi vediamo i due esterni, quando il Pescara attacca, i due esterni sono sempre spalla alla porta, sempre. Quindi la prima cosa da fare è passare la palla indietro. E quindi il vero playmaker di questa squadra zemaniana, sembra un assurdo, ma è Mazzotta, cioè l'unico che gioca il calcio che vuole Zeman, quello che dà tutte la maggior parte delle iniziative offensive nascono proprio dalle accelerazioni, le incursioni di Mazzotta. Se ci fate caso, credo che sia il giocatore che tocca più palloni. Il resto della squadra non gioca quel tipo di calcio, perché
probabilmente, non solo probabilmente perché non è in grado, non è capace, non perché, che poi non voglio dire questa storia del calcio difficile, non è un calcio difficile, anzi il calcio di Sema è ancora più semplice, anche perché l'allenatore, il suo obiettivo è quello di ripetere i movimenti, cioè fino all'ossessione, per cui voglio dire, solo se sei cretino non riesci a fare un tipo di movimento, se non ci riesci probabilmente, ma proprio perché alcuni non sono tipo Benali si è adattato, sicuramente ha dato un apporto ottimo, però non era il suo ruolo, non poteva farlo, ha fatto gli straordinari direi, e così gli altri giovani non sono all'altezza. Molti di questi sono il primo anno tra i professionisti. Sì, primo anno tra i professionisti. Primavera. Ma tu in una squadra, Capone del Sole. Sì, ma tu in una squadra non puoi mettere tutti questi ragazzi. Devi fare un mix come poteva farlo. Se ti escono i ragazzi di un grandissimo livello. Ma non solo tecnico, ripeto, proprio mentale, perché a crescere dai 18 ai 20 anni, a crescere immediatamente, ci riescono solo giocatori veri. Ma tu mi insegni che la parte psicologica è molto importante su un giovane. Lui, se vogliamo analizzare l'operato di Zeman da un anno e mezzo da che è tornato, a livello psicologico ha massacrato chiunque, ha massacrato Zampana, ha massacrato Benali, l'unico che... Ma è così. Massacrare nel campo del calcio non ci credo. Ma io parlo a livello psicologico. Tu a Benali sul piano del professionale, che gli puoi dire? Pur giocando con loro. No, ma non è questione di qualche dividere. Partita in cui ma tu non lo devi motivare, marzo, è un ragazzo. Sono capito, però non, cioè, questo è un altro discorso. Sì, ragazzi, però le motivazioni, Zeman non le ha mai trasmesse a questa squadra. Zampano ha detto inizio campionato che andava, non gioca perché c'è il compleanno. Ma te le ricordo io le cose che ha detto il mister, le ha dette lui, che andava al compleanno e poi quello ha fatto, il Zampano ha fatto la dichiarazione, ero presente, che ha detto io non devo dimostrare niente a nessuno, te lo ricordo. Sì, però non puoi parlare, stai facendo il gossip, noi stiamo parlando di tecnica di calcio, di quello che abbiamo visto. Ma c'è anche la parte motivazionale. Ho capito, però nella testa della gente non ci puoi entrare, perché non puoi generalizzare che l'allenatore in quel modo, quello viene demotivato e quell'altro, che ne sai, come cacchio reagisce. Io sto parlando del problema tecnico, di quello che abbiamo visto da un anno a questa parte. Purtroppo abbiamo visto quasi nulla, ok? Questo è il problema vero. Poi adesso cerchiamo le ricette, però quella è la realtà. Parliamo di quello che vediamo, non di quello che sentiamo. Abbiamo visto una cosa noi venerdì, che nella formazione iniziale, ad esempio, a sorpresa è stato schierato Ugo Campagnaro, che è stato ripescato dalla Wisp. All'improvviso. Aveva fatto una sola aveva disputato una sola partita a Genova in Coppa Italia contro la Sampdoria, poco più di un'ora, poi i soliti problemi fisici, Gianzante. Eppure Andrea Coda a Foggia era stato ritenuto dai più uno dei migliori in campo. In una partita difensiva, sofferta e quant'altro. Poi all'improvviso esce fuori questa scelta di Zeman. Come leggerla? Cioè, cosa si può nascondere dietro una scelta tecnica di questo tipo? Perché tale è stata ritenuta dallo stesso allenatore prima della partita. Scusa, e aggiungi prima che lui parli, che lui ha detto che l'ha visto bene in allenamento. Se non l'avevi notata. L'avevo notata anch'io. Le cose del campo le conosce solo l'allenatore che vive con la squadra durante la settimana. È normale ritenere che Zeman non sia improvvisamente impazzito, perché dei giocatori dei centrali a disposizione, non sono d'accordo sulla tua affermazione, il più affidabile, anzi il meno peggiore, più che il più affidabile fino in questo momento è stato Coda. Quello che devo dire è che a turno ciascuno di loro ha commesso qualche errore più o meno grave, comunque fa parte del gruppo degli anziani, dei giocatori che sono stati presi in un certo momento del campionato, Coda 2 anni fa, Bovo l'anno scorso, perché devono dare un certo tipo di apporto. Se Zeman non l'ha fatto giocare, ha pensato che Campagnaro, forse anche in campo, devo ritenere, potesse essere un po' il faro, il riferimento, la guida, certo. Perché torno a dire, però quello, la cosa che fa specie, quello che manca a questa squadra è la guida in campo. La cosa che fa specie è che ci si aspetterebbe un cambio di natura tecnica quando un giocatore attraversa una fase di flessione, e allora tu vedi bene un altro giocatore in allenamento e lo inserisci. Se Coda in un periodo negativo
Campagnaro lo vedi bene, inserisci Campagnaro. Oppure ad esempio a Foggia ha giocato male, lo ha riconosciuto lo stesso Zeman, Capone, uno può pensare che Capone nella partita successiva non parte titolare ma parte dalla panchina. Invece uno dei peggiori in campo per ammissione di Zeman viene confermato titolare, uno dei migliori in campo finisce in panchina e al suo posto gioca Campagnaro, zero minuti fino all'altro ieri, anche se parliamo di un giocatore di grandissimo passato. Quindi il tifoso che è fuori, alcuni seguono gli allenamenti, molti altri no, ma vedono le partite e si chiedono come mai questa scelta tecnica nei confronti di un giocatore che aveva fatto bene fino all'altro ieri? Soltanto questioni di valutazioni soggettive nell'arco della settimana, ci possono essere anche rapporti personali con l'allenatore, può esserci stato uno screzio, le ragioni sono valide. Io devo ritenere che Zeman una ragione comunque ce l'abbia. No, Minguzzi ne avrà viste forse di queste dinamiche, forse. Sì, no, allora il discorso, l'allenatore è sicuramente quello che è a contatto dei giocatori tutto il giorno, però secondo me non ci dovrebbe essere soltanto l'allenatore, ci dovrebbe essere anche la società. Cioè un direttore sportivo deve vedere tutti gli allenamenti, deve vedere le dinamiche, perché chiaramente si deve confrontare, cioè io almeno ho sempre cercato di farlo, perché credo che... Però finisce ad un certo punto, cioè, non può andare oltre un certo limite anche sì, il direttore sportivo, però, è ovvio, no? Però è chiaro che io, come io che rappresento la società, che sono la società dal punto di vista tecnico, mi posso confrontare con l'allenatore, perché se io faccio anche delle scelte le devo anche giustificare, devo anche cercare, cioè facendo scelte, scegliendo giocatori, devo anche cercare di far sì che questi giocatori vengano messi nelle condizioni migliori per poter rendere, e magari prendendomi anche le responsabilità o prendendomi anche le colpe di aver sbagliato certi giocatori, ma mi devo anche confrontare con l'allenatore, penso, questo io non so, perché qui a Pescara ce ne sono due, quindi non si capisce mai i ruoli di ognuno. Quando si gioca a Foggia il direttore sportivo è Pavone, quando si gioca da un'altra parte è un Pavone, sempre presente agli allenamenti. Leone è quello un po' più operativo insieme con Sebastiani, segue le missioni del presidente, le missioni di mercato. Però su questa lunghezza d'onda io vorrei tornare anche un attimo al discorso che ha aperto Riccardo Klinko, perché noi nel girone d'andata abbiamo visto Pettinari impiegato sempre, anche quando, pur avendo fatto 12 gol, ha avuto dei periodi nei quali non ha trovato regolarmente la via della porta. In quei momenti Zeman non ha mai ritenuto di dare una chance a Ganz, che peraltro non ha approcciato bene ad Ascoli. Due partite, zero gol e sostituzione repentina a Vercelli. Nel 4-3 non c'entra niente. Ganz? Secondo me proprio... Ora faccio arrabbiare Totò. Zeman dice: era il miglior centravanti che io potessi avere per il mio modulo, però siccome non giochiamo come voglio io, allora meglio Pettinari. Però Pettinari non è stato mai messo in discussione dall'inizio della stagione, perché ha fatto subito bene, e non è stata data una sola opportunità a Ganz. Va via Ganz alla seconda giornata di ritorno, sei sotto in casa di un gol, tiri fuori dopo 8 minuti della ripresa il tuo centravanti che ha fatto così bene, per mettere dentro un altro giocatore che ha avuto un minutaggio scarso, 36 minuti in campo per Cappelluzzo. Quindi questa è un'altra dinamica che chi sta fuori fa fatica a comprendere. Non so, Minguzzi, quante volte magari si è capitato in queste situazioni con un allenatore che fa queste scelte che davvero sembrano anomale nel vederle da questo punto di vista. Sembra colui che c'è. Ma chi doveva entrare secondo te? Probabilmente non doveva uscire Pettinari, se posso permettermi. In panchina chi c'era di attaccante forte? Lui, Cappelluzzo e Cocco erano i centravanti Cocco era in panchina? Di ricambio. In panchina, anche lui senza, non ha giocato mai quest'anno. Esatto. Volevo sentire anche un attimo Mattia su questo argomento, poi vengo da te Riccardo. Riguardo a Campagnaro? Campagnaro, Pettinari, queste gestioni tecniche, allora, che dall'esterno, appunto, ripeto, si fa un po' fatica a comprendere. Ti parlo di Campagnaro perché noi abbiamo il mandato di Ugo, quindi insieme ad altri due avvocati, quindi comunque stando in contatto con lui ci aveva comunque detto che voleva giocare, aveva bisogno di giocare,
e si sentiva pronto all'eventuale chiamata del mister. Poi ovviamente non so perché è stato preferito a Coda, ma le scelte comunque sono del mister. Aggiungo un'altra cosa rispetto a quanto mi ha fatto aggiungere prima Totò. Campagnaro si è allenato molto bene nelle ultime settimane, quindi non è che è stato messo in campo un giocatore che non fosse pronto per niente. Lui, sì, poi pare che comunque non ha, ho letto siti dove, che hanno dato un 4,5 come voto, siti che addirittura l'hanno promosso con un 6,5 nella debacle più totale del Pescara, perché comunque secondo me è stata una delle peggiori partite del Pescara quest'anno. Ripeto, non so come, perché è stato impiegato al posto di Coda, lui comunque ha fatto bene, l'abbiamo seguito negli allenamenti. E riguardo invece all'altra argomentazione di cui parlavamo, diciamo della sostituzione di Pettinari dopo 8 minuti nella ripresa quando sei sotto di un gol contro il Perugia. A me Pettinari personalmente non piace, lui personalmente non piace, però sono d'accordo con le parole tue, io avrei tenuto lui in campo e non Cappelluzzo. Se posso aggiungere una cosa, l'unica volta che avevamo visto Cappelluzzo prima di sabato ha giocato esterno, cioè Pettinari centrale e Cappelluzzo esterno, così come io credo almeno la bocciatura di Ganzi è stata questa, cioè nel momento in cui è uscito fuori Pettinari, e a mio avviso il Pettinari dall'inizio di stagione è molto diverso da quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane. Pettinari dell'inizio di stagione era veramente il finalizzatore, quello che andava sugli spazi, ha fatto quelle due triplette consecutive. Nella fase da metà girone d'andata ha cominciato a giocare in maniera diversa, cioè Pettinari ha giocato più per i compagni, per fare spazi, piuttosto che per finalizzare, e forse non è un caso se non è arrivato mai alla conclusione, anche gli ultimi gol che sono arrivati sempre su assist di Pettinari, perché lui si allarga molto. È chiaro che è un gioco che c'entra poco con quelle che sono le idee di partenza. Probabilmente Ganz nell'idea del tecnico era quella di essere lui il finalizzatore titolare, poi è venuto fuori Pettinari giustamente, credo che abbia cercato di adattare Ganz come esterno, ma non mi sembra nemmeno come esterno. Mettici che alla fatica di giocare ci sono stati anche degli errori abbastanza gravi in fase difensiva, cioè al di là del fatto del gioco, perché ha fatto gol il giocatore più piccolo di testa, il giocatore più piccolo che era in campo, però tu sai bene, secondo me eri fuori gioco, tu hai giocato dietro la difesa anche lì, e sai bene che la maggior parte dei gol arrivano da errori dei tuoi compagni di reparto, perché voglio dire, perché altrimenti in Serie A ne vediamo in ogni partita. Sì, ovvio, a livello, l'abbiamo visto. Gol uno specialista, l'abbiamo visto da Bonucci in giù, voglio dire, errori allucinanti. Per cui il problema vero, torno a ripetere, il problema di questa squadra è l'identità, non ci sta questa, cioè è quello che preoccupa a me. Adesso non so se con un mercato di gennaio, che a mio avviso può ancora far uscire fuori grossissime novità, se sia questa la via giusta per cercare di trovare la cosa, perché veramente diventa a questo punto, se dovesse ancora cambiare ulteriormente quello che è l'assetto della squadra, io sarei molto, molto, molto che perplesso e preoccupato. Io mi rilascio. No, Riccardo, facciamo finire un attimo Mattia, poi dobbiamo andare in pubblicità, riprenderò da te Riccardo. Mattia, stavi... No, io volevo dire solo una cosa, mi pare che nella prima annata di Zeman a Pescara la promozione in Serie A, correggetemi se sbaglio, lui disse che la squadra era pronta a novembre. Quest'anno dice, si parla di marzo, quindi la corsa del Pescara di Zeman dovrebbe iniziare a marzo. Come leggevo un telespettatore che diceva in primavera del 2023, e quindi effettivamente è un ragionamento se andiamo sempre a fare i paragoni con quell'anno, la squadra di Zeman l'abbiamo visto dalla prima giornata, non scherziamo, magari non faceva risultati, perdeva 4-3, perdeva 3-2, però l'identità della squadra era quella. Sono d'accordo. Esatto, sono i giocatori. Problema, torniamo sempre a monte, cioè sono i giocatori, perché l'identità. Io voglio riallacciarmi a quello che hai detto, perché devo fare questa considerazione. Allora, Pettinari gioca in un certo ruolo e fa gol. Riccardo, Zeman, perché ci dobbiamo fermare. Zeman lo fa giocare in una maniera diversa, perché hai perfettamente ragione. Pettinari gioca in modo diverso. No, non lo so, gioca al servizio della squadra.
Pettinari non deve giocare a spese della squadra, Pettinari deve fare gol e a inizio campionato faceva gol, quindi Zeman è un altro di quegli errori che fa. E poi giocava pure meglio la squadra. Mi devi perdonare, va in contrapposizione per l'ennesima volta quello che dice, perché se Pettinari gioca in mezzo all'area e lui dice, quando giocando in mezzo fa gol, che arrivano i cross dall'esterno e lui lo toglie e mette il cappelluzzo, che cosa non ho capito? Se gli serve il centroboa ce l'hai, perché lo togli per far giocare il cappelluzzo che alla fine dei due è quello che fa più movimento, perché? È questo che io non capisco, sembra che lui dica una cosa e fa fare altro, cioè lui dice mi serve il centroboa però okay, metti uno nel centroboa. Ripartiremo da qui, dobbiamo fermarci, però prima andiamo in regia per un aggiornamento della Serie B e poi per una notizia che diventa ufficiale. Stefano. Sì, siamo arrivati al 16esimo, quasi 17esimo minuto della ripresa libero liberati di Terni, ancora 1-0 per la Salernitana col gol di Sprogati e poi notizia di mercato, come dicevi tu, è ufficiale adesso anche sul sito del Brescia Calcio, l'arrivo di Carlos Embalo con il sito titola "Bentornato Carlos, domani Carlos Embalo sosterrà il suo primo allenamento con le rondinelle". Bene, bene, grazie a Stefano Recanati, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato, compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci rientrati, seconda parte di Replay. Torno da Riccardo che avevo interrotto in precedenza. Vuoi... Hai parlato. No, io quando parlo poi lui mi parla solo e gli si diverte a darmi conto. Allora arrivato da Mattia Grappasonno. C'è confusione in questo momento nelle dinamiche del mercato del Pescara? Andrea? Sì. Il pareggio della Ternana. Ok. Pareggio della Ternana 1-1. Gol di... si conosce il gol di Valori, se non andiamo errati, però vediamo. Okay. Conferma. Scusa, okay, ti faccio fare la domanda: non c'è confusione in questo momento? C'è confusione da quando è cominciata? Che c'è confusione? Okay, però signori ora... ha segnato. Scusate, signori. Ecco, vedete, signori, è un prodotto del calciomercato perché è arrivato da poco a Terni e ha segnato il gol del pareggio. Buon acquisto. Quindi era pronto. Mm? Uno dei pochi buoni acquisti che ha fatto la Ternana questa sera. Signori, giocatore Francesco pronto, Signori. Secondo me è un buon giocatore. Francesco Signori. Infatti uno di quelli che va a rimorchio sempre da centrocampista, che fa sempre fatto dei gol. Mm. È un giocatore che piace. Buone capacità di inserimento. Mm. Mattia. Secondo me c'è confusione, sì. Mm. Perché comunque a gennaio è difficile che le altre squadre ti lasciano comunque un calciatore pronto, come diceva comunque il direttore prima, e per la causa del Pescara, quindi si tende più a tappare quei buchi, ma non si migliora di molto, anzi, in questo caso il Pescara secondo me ha peggiorato. Ha preso due giocatori, scusa, così magari ti vengo un po' ha preso due giocatori, Yamga e Falco, che sono due giocatori che nel 3-5-2 non c'entrano niente, quindi il Perugia ha cambiato modulo, si è messo a giocare a 5, cioè 5-3-2, 3-5-2, e Falco non è una seconda punta, quindi viene penalizzato dal modulo, l'hanno dato via, però Falco comunque un buon giocatore, molto tecnico, ripeto, non velocissimo, ma molto tecnico, molto bravo. E Yamga è un altro giocatore che anche lui nel 3-5-2 non c'entra niente, infatti era, mi pare fosse a Carpi, nel 3-5-2 di Calabro non c'entra niente ed è un giocatore che è in uscita anche lui. Questo invece è un giocatore diverso, un giocatore alto 1,85 m, con Yamga. Sì. È un esterno, proprio esterno, uno di quelli che ha bisogno proprio della riga per correre su e giù, e chiaramente deve capire anche lui, è un giocatore che ha giocato pochissimo fino adesso, però deve capire i momenti, i tempi di gioco, però c'è una gamba che fa paura, fuori casa potrebbe essere anche utile. In campo aperto può fare la differenza. Mattia, per chiudere. Gli hanno fatto una domanda al direttore se conosceva Luca Verna, come un mio caro amico. Luca Verna l'ho portato io. Il telespettatore si chiedeva se poteva giocare al centrocampo del Pescara. Come no, Luca è un giocatore di grande rendimento. L'ho preso a Grosseto dal Chieti, dal campionato di C2 del Chieti. È un giocatore di rendimento, un buon inserimento, un giocatore forte. Poi è stato fisicamente al Pisa, al Carpi. Mariani dello Sciofus. Che hai fatto, Riccardo? No, dicevo centrocampo, mi è venuto in mente Mariani, questo fortissimo giocatore dello Sciafus. Ma se non lo conosci, ma smetti. No. Guarda, quando me l'hai detto, ho guardato tutti i filmati possibili di questo giocatore. Ma che hai visto? Dai, smetti. Tutto quello che c'è da vedere. Non ti convince Mariani. Ma tanto Mariani ha detto Sebastiani, ma no, non rientra. No, vorrei sapere. Vorrei un finto non è più un problema. No, ma vorrei sapere qual è il centrocampo ideale con Mariani del nostro mister. Ma vabbè, mo Mariani se ne parla più, perché ormai devi parlare di quello? Lascia perdere questa storia di Mariani, non ho capito. Mauro Gianzante, c'è confusione allora? Io spero di no. Spero che abbiano le idee chiare. Chi?
i dirigenti e anche l'allenatore, però i nomi che stanno arrivando io personalmente non li conosco, non sono addentro al mercato, però le dico francamente che da tifoso ho molta paura, ho molta paura perché la classifica è corta, il campionato è di livello abbastanza basso, si sale e si scende con estrema facilità e dovessimo ecco, vediamo trovarci... la classifica con l'ausilio di Maurizio, se è possibile. Vediamo la classifica, così abbiamo un po' un quadro anche più chiaro alla luce di quello che sta accadendo ora a Terni, cioè questo pareggio tra Ternana e Salernitana, con un Pescara che ora è a quota 31 punti. Questo gol di Signori rimanda indietro la Salernitana, che altrimenti avrebbe scavalcato il Pescara. In un campionato ancora lungo grande. Tutto può succedere, però io non mi sento di guardare in alto, anche perché guardare in alto per che cosa? Non è una squadra che può aspirare alla Serie A. E nella ipotesi che dovessimo andare in Serie A rischieremmo di fare una figura, se possibile, ancora più brutta di quella di 2 anni fa. Quindi mi accontenterei di una salvezza tranquilla, sempre che ci siano le condizioni e che ci siano gli uomini adatti che possono guidare i giovani. Io fino ad ora acquisti di giocatori esperti non li ho visti e questo è un motivo di preoccupazione. Antonio, cosa dovrebbe fare il Pescara in queste ultime ore di mercato? Perché c'è tempo domani e dopodomani, poi alle 23 si chiude. Alla luce di quello che finora è accaduto nell'ambito del calciomercato, c'è ancora ad esempio da sfoltire, in teoria per arrivare alla soglia dei 25 voluta da Zeman c'è ancora da sfoltire, no, guarda, e poi cosa? Io quello già te l'ho detto altre volte, questo è un falso problema, nel senso che il Pescara nel girone d'andata, nonostante i 35 in organico, è andato avanti con 20 giocatori, cioè Zeman ha utilizzato a tempo pieno 20 giocatori e poi qualche minuto Ganso, qualche minuto Cappelluzzo, Proietti infortunato, arrivi a 27 con quelli che hanno fatto uno o due presenze. Per cui credo che questo non sia stato un problema. Io quello che mi preoccupo invece in questo momento è come finirà questo mercato. Ecco, perché appunto. io temo, visto che è partito Benani, poi è partito Zampano, temo che ci possa essere anche qualche altra sorpresa che impoverisca ulteriormente quello che è la forza tecnica di questa squadra, perché nel frattempo sono partiti appunto Pigliacelli, Gans, lo stesso Del Sole, cioè a me sembra se dovesse cambiare ancora ulteriormente con nuovi arrivi, credo sarebbe veramente un salto nel buio, voglio dire, se dovessero esserci delle partenze importanti, voglio dire, a mio avviso quello che serviva a questa squadra era in particolare, visto che il tecnico non è contento per esempio di Valzania, che pure a mio avviso in prospettiva tra i giovani che ho visto mi sembra quello che ha più possibilità magari di accelerare il processo di crescita per quello che ci ha fatto, quel poco che ci ha fatto vedere, ma non per colpa sua perché è stato ignorato per 3 o 4 mesi. E quindi il problema è soprattutto di sistemare il centrocampo è Pescara, purtroppo. Non sappiamo dall'inizio, cioè perché Zeman ha alternato nel ruolo centrale 3 o 4 soluzioni da Proietti in poi. Però il titolare sembra Proietti. Come mezzale ha alternato più volte, ha adattato Brugman, perché ripeto, Brugman è un adattamento, non è il ruolo suo naturale. Quindi io quello che vorrei magari che fosse sistemato il centrocampo, questo Mancini credo che sia un giocatore valido a mio avviso, anche perché non è un ragazzino, ma comunque un giocatore che ha fatto già la sua esperienza. Ha giocato anche a Lugano, sì, Brescia quest'anno. Però ha fatto diversi, tra l'altro, venendo tra l'altro da un settore giovanile importante, vorrei dire quello del Barcellona, tra l'altro, insomma, quindi ha già fatto 4-5 anni. E un'altra mezzala, se l'allenatore non crede alle possibilità di Valzania, una vera mezzala. Possibilmente con Brugman centrale, questa è l'idea mia, poi voglio dire non è che l'invento io il calcio, si è parlato di questo per migliorarlo, voglio dire. Koulibaly-Ingelsson. Koulibaly aveva praticamente le valigie pronte la sera, pare su indicazione di Zeman il giocatore non è stato fatto partire per Udine, ora è rimasto, però
Non sappiamo poi quanto Zeman effettivamente utilizzerà Koulibaly da qui alla fine della stagione. Allora perché bloccare la partenza di un giocatore che peraltro non è neanche del Pescara? Anche perché io l'ho detto già l'altra volta, questo Ingerson l'ho visto una volta, l'ho visto una volta una partita di Coppa Italia di Udinese Perugia. Ti ha fatto una discreta impressione. E mi ha fatto una buonissima impressione. Sei un giocatore, una mezzala di quelle che in questo momento a Pescara manca, più o meno a livello di Valzeria, probabilmente con qualche con un tasso tecnico anche leggermente superiore. Però voglio dire, se poi queste non sono le scelte dell'allenatore, se le scelte io sono preoccupato che ci possa capitare tu anche questa esclusione di Pettinari dell'ultimo, che magari, visto che si è parlato sul mercato, sicuramente Pettinari può essere un giocatore da mercato, lo stesso Brugman, che si arrivano ad altre cessioni con degli arrivi che sono tutti da scoprire, voglio dire. Tra l'altro, voglio dire, sarebbe veramente un salto nel buio, quindi non lo so, e comunque partiamo dall'idea. Qui si dice che Brugman rema contro l'allenatore. Ma che rema? Zeman ha detto che il giocatore è l'imprescindibile del Pescara. No, tra l'altro imprescindibile, a mio avviso, giocasse centrale sarebbe ancora più importante, perché proprio il ruolo suo è quello che deve pensare l'allenatore, non è che la debba pensare, almeno io il calcio l'ho visto in questo modo, non faccio né l'allenatore e niente, però a mio avviso, soprattutto in un campionato di Serie B, Brugman centrale sarebbe, voglio dire, non era un problema quello del centrale, il problema è nato dopo, quel momento in cui hai rinunciato a Brugman, hai dovuto cercare un centrale che non hai, perché anche Proietti, voglio dire, Proietti sicuramente è un buon non giocatore, però voglio dire, non è che non ruba l'occhio, quando parliamo di ruba l'occhio, io ricordo sempre che devo dire, quella famosa azione contro il Torino, Verratti fa un lancio lungo di 30 metri, lo prende Insigne e fa gol. Ma Proietti questo lancio lungo non lo farà mai, perché non è nelle sue corde. Non voglio paragonarlo a Verratti, voglio dire come identità di giocatore. E tanto è vero che la sua forza è il dinamismo, almeno stando a quello che dice Zeman, il fatto che lui si proponga, si faccia vedere, fa il suo... più di Carraro, che invece è un giocatore un po' più statico. Questo più statico, però magari più Zeman. Tecnico, però ognuno ha qualcosa. Sicuramente. Più talentuoso. Più talentuoso, esatto. Però, sono tutti giocatori. A me piace molto come giocatore. Sono però giocatori ancora inespressi, capito? Che deve chiaramente, si è visto anche l'altra sera, cioè sono giocatori che devono mettere dentro partite, che devono crescere tanto, che giocano ancora un pochino da bambini, giocano ancora un po' da ragazzini, un po' troppo. Sono d'accordo con te, in questa squadra me ce ne sono tanti. Il problema vero è quello, ce ne sono tanti che hanno questo talento che magari fra due anni lo vedremo esplodere, però in questo momento è un giocatore che proprio giocando forse può migliorare, però voglio dire, da qui a dire che la soluzione ideale è quella, no, tant'è vero che ricordiamoci che quel ruolo, dopo Proietti abbiamo visto Canutè, abbiamo visto Palazzi per un tempo, abbiamo visto Brugman, abbiamo visto tutti il ruolo centrale, che è molto delicato, però evidentemente se non è la soluzione ideale non ce l'hai ancora. Ora, se dal mercato esce fuori anche qualche altra soluzione in un ruolo chiave diversa, questo spiega tante cose. Sì, un ruolo chiave, non c'hai anche la scarsa identità che ha la squadra, dipende probabilmente pure da quello, Riccardo. Macin è un inserimento per il centrocampo, ma il centrocampo ha bisogno di altro secondo te? E se ha bisogno di altro, però qualcuno deve andare via, perché poi cominciano a essere troppi, dico, di altro in termini di tecnica, di esperienza. Ma tu, secondo me, perdonami, è tutto sbagliato, cioè non è una squadra che non ha... Questa la diceva Gino Barti. Ecco, bravo, lo dice Gino Barti, lui c'è lo stesso naso, lo dico anch'io, è tutto sbagliato dall'inizio e continuiamo a fare degli errori. In questa squadra non abbiamo punti, tranne Mazzotta non c'è un punto fermo. Tranne Fiorillo che è portiere. Due. Brugman è un punto fermo comunque. Mi dispiace dover dar ragione a De Leonardis, ma gioca fuori ruolo. Brugman è un punto fermo, diciamo, per lui. Ci sono quattro perché elementi. Brugman, perdonami, sa Brugman, giocare a pallone, se lo metti anche in Mazzotta porta. Mazzotta e Fiorillo, io penso che questi sono... Posso? No, per avere una soluzione. Posso parlare? Mazzotta, fra l'altro, è stato parli sempre tu, però per una volta parli sempre tu. Io farò come te, smetto il cronometro e così parliamo metà per ora. Tu alzi la voce e parli più di me, evidentemente. No, io non alzo la voce. Alza la voce o no? No, la soluzione è questa. Con il la soluzione è questa. Dimmela. Allora, me l'ha ricordata Adriano Lapi, che è un attore pescarese. Gabriel García Márquez, fine anni 30. Dove giocava?
Eh? Dove giocavo? Non giocavo, ero scrittore, lo conoscete tutti. Allora, quando vide che in Argentina si sta diffondendo questo gioco del pallone, chiese a degli amici che conoscevano, dice, ma questo sport perché attira tanto? Come funziona? E lui dice, ma guarda, rispondono, questo è un gioco in cui giocano 11 contro 11 con grande ardore, fervore, eccetera, devono cercare di prendere la palla. E allora lui ha detto, scusate, ma perché non dare una palla a testa? 11 palloni. Sarebbe naturale. Ci dissero quando comprammo Cerilli ed avevamo pure Nobili, che sì, a Pescara correvano due palloni. Sì, però insomma Nobile lo facevo sfruttare di più rispetto a Cerilli. Matti, allora serve qualcos'altro a centrocampo in termini di caratteristiche di giocatori, non numericamente perché il numero è sì, numero c'è. Infatti anche a detta della società l'obiettivo adesso è sfoltire la rosa. A me però ormai questo è un obiettivo che viene sempre ripetuto, però siamo a due giorni dalla fine del mercato, ci sono state delle uscite ma ci sono state delle entrate. Certo, quindi certo, poi numericamente questo sfoltimento, anche se Totò dice che non, è un falso problema, sì, però se lo vogliamo far diventare un problema, è un problema che persiste. Non è un falso problema. Io mi rifaccio alle parole di Antonio. È un problema da gestire durante la settimana in allenamento, perché i giocatori poi non li puoi lasciare fuori a guardare. Per cui tu alcuni, come già capitato, Vince, che ci sono diversi giocatori che dall'inizio si allenano contro loro. Ci sta, fa parte del contratto. Se riesce a fare questo. Il nostro caro amato allenatore ha un giocatore. A parte un altro piccolo particolare, che non è particolare da poco, scusami Riccardo, lo suggerisco, manca un portiere di riserva, insomma, questo sì, è un altro obiettivo, visto che sono 10 giorni che Rosati deve arrivare. Quello dovrebbe lui essere. Lui ha fatto giocare una marea di giocatori, invece lui aveva un giocatore che è Lizarde, che ha cercato da Juventus, Milan, Inter e non so da che squadre, non lo fa giocare. Allora io dico, e lo dico perché, per farvi notare proprio come quest'uomo non è che è in confusione, non va a favore della società, non va a favore della squadra, sembra per me, perdonate, lo fa apposta, perché c'è qualcosa che non va, perché tu c'hai Stoi Lizarde che lo vogliono e fai giocare Campagnaro. Vabbè, ci hai ammorbato con Zampano, Trescenzi, la giornata per uno che sembrava una cosa da oratorio. Tutti i giocatori, uno gioca bene e la settimana dopo lo togli. Cioè, ma lo fa apposta perché c'è qualcosa. Il gioco del calcio non è che lo inventa lui, non lo invento io, non lo inventa nessuno, perdonami. Però voglio dire, arriviamo a una soluzione. Questo argomento l'ha spiegato, già, lo vedi in allenamento e decidi. Ma lo vedi in allenamento chi? Ma tu non lo vedi. Riccardo, fammi sentire Mattia che avevo sollecitato su questa vicenda del centrocampo. Ci fa lavorare il maestro. Secondo me, com'è? Appunto, ho già detto alla società, abbiamo 5 gol, dicevamo che comunque loro hanno bisogno di sfoltire la rosa. E io parlai con uno dei due direttori pochi giorni fa e loro mi hanno riferito, comunque proponendo un ragazzo sempre di Serie B, molto bravo, mi hanno detto, Mattia, noi stravediamo per il ragazzo, però non ci fai il nome. No. Lui a Pescara, ruolo? Ala destra. Ah, ok. Esterno alto. E io stravedo per lui, però non posso prenderlo perché qui verrebbe a stare in panchina e per il suo percorso di crescita non serve questo. Il ragazzo già veniva a piedi a Pescara e quindi mi riallaccio al discorso prima della confusione di cui parlavamo prima, cioè gli obiettivi realmente quali sono? Il centrocampista, la mezzala, l'esterno, il difensore. Ma tu quindi dici questo perché poi oggi si era riaccesa, o meglio ieri si era riaccesa la pista a Embalo? Sì. Ok, sì. Quindi tu sei rimasto sorpreso del fatto che ti hanno detto che non potevano prendere in quel settore del campo, poi però sì, su Embalo si sarebbe fatto lo sforzo. Poi io personalmente, a me personalmente non piace né Koulibaly né Kanuté. Poi non so, forse però a gennaio deve arrivare sul mercato che un allenatore ha 8-9 giocatori titolari e a gennaio puoi fare qualche, non è che ogni volta dobbiamo ristravolgere, perché poi si sta ristravolgendo una squadra e questa è la cosa che come non ancora. No, sì, è la mia preoccupazione, ma non ancora. Ah, ecco. La tua la stai ristravolgendo le ultime 48 ore di mercato, sì, Antonio. Sì.
hanno sempre portato male. Sì, ma al di là di questo, quello che ti voglio dire è che tu devi arrivare, qualsiasi squadra, che sia il Pescara, che sia l'Inter, sia il Barcellona, di chi vuoi, devi avere a gennaio un allenatore, devi forgiare una squadra di 8-9 giocatori che è il tuo organo. E poi, se hai qualche giocatore, puoi fare 1-2-3 innesti. Ma non puoi in ogni reparto, tranne il portiere, cercare soluzioni alternative nel mercato di gennaio. Perché comunque il centrale difensivo ha preso questo ragazzo qua dell'Inter. Che... E poi anche un'altra cosa che voglio dire. Tutto questo accozzaglia di giovani, perdonami, promesse, l'anno prossimo deve rimanere Zeman, perché deve rimanere Zeman, perché non è che Zeman l'anno prossimo saluta e dice arrivederci, me ne vado. Andrea, perché come? Sì. Hai voluto tutti questi un giocatori, attimo, io l'anno prossimo lo vorrei vedere, un attimo, che succede? E lui poi va via e ci lascia. Fatemi sentire Stefano, che c'è una novità, un attimo. Stefano. Al 41esimo il vantaggio della Salernitana con Pucino, con una punizione di seconda da dentro l'area di rigore, quindi Salernitana 2, Ternana 1. Pescara perde una posizione con questo gol, tra l'altro, di un ex come Pucino. Mauro, stavi dicendo, stavi intervenendo su Riccardo? Sì, stavamo parlando a proposito di questa situazione che potrebbe precipitare. E in effetti io penso che sia il momento di tenere gli occhi aperti, di pensare soprattutto non al bel gioco, ma pensare ai risultati, e per pensare ai risultati bisognerebbe forse avere anche un altro allenatore. Allora, ci fermiamo, seconda e ultima pausa per quanto ci riguarda, poi rientriamo, parliamo di Frosinone Pescara, la prossima gara che attende i biancazzurri di Zeman, e andiamo verso la conclusione. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi. Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step. Piumino naturale da 89 euro. Copri piumino da 24,90 euro. Trapunte da 39,90 euro. Accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Terza e ultima parte di replay, torno in regia da Stefano Recanati per un aggiornamento, siamo addirittura d'arrivo a Terni e poi se ci dice qualcosa anche sul Frosinone che è il prossimo avversario del Pescara. Sì Andrea, sempre 2-1 allo stadio Libero Liberati di Terni per la Salernitana, quindi 2-1, sono stati dati 5 minuti di recupero e se ne sono passati 2, quindi siamo al 47esimo. Invece il Frosinone ha ripreso gli allenamenti oggi dopo la vittoria di ieri sul Cittadella, hanno lavorato a parte chi è stato ieri schierato in campo, per il resto tutti a disposizione del mister. Grazie, grazie a Stefano. Prima di parlare di Frosinone Pescara, a Mattia, se ci dici insomma che stagione è stata, facile immaginarlo, per Ugo Campagnaro, quali sono i suoi propositi per questa seconda parte di stagione, anche alla luce di questo suo impiego da titolare con il Perugia e chissà, magari ha una chance anche per la gara dello stadio Stirpe. Beh, la situazione di Ugo è... Comunque parliamo di un calciatore che è stato vice campione del mondo e ovviamente ha 37 anni, quasi 38, e a detta comunque di alcune dette lavori, non parlo dell'ambito pescarese, mi sono confrontato anche con altri direttori sportivi che mi hanno detto io Campagnaro lo terrei in squadra, ma non per quello che ha fatto in passato, ma proprio come uomo in spogliatoio. E poi se lui... Però lui ha detto un mese fa, poco più di un mese fa, mi sento un po' come l'ultima ruota del carro, una dichiarazione che ha rilasciato la nostra emittente. Perché insomma lui ha espresso questo suo disagio? Ma perché lui fondamentalmente vuole giocare, cioè lui a Pescara si trova benissimo, però era forse un pochino infelice del mancato impiego. Comunque ricordiamo che ha avuto quel problema al polpaccio che adesso è tutto risolto, quindi è consapevole che forse prima le scelte del mister derivavano non era ancora pronto per i 90 minuti. Adesso mi ha fatto piacere rivederlo in campo, è stata una sorpresa anche per noi, 90 minuti di fila, come hai detto tu prima in precedenza, aveva giocato comunque una scarsa più di un'ora a Genova, in Coppa Italia. Quindi forse sulla qualità del calciatore non si discute, poi le scelte del mister sono le scelte del mister, certo. Lui attualmente sta bene. E... Quindi insomma è pronto per questa seconda parte di stagione un contributo importante, ora è integro. Sì, ma si è notata anche la personalità messa in campo nell'ultima partita, cioè comunque quell'esperienza forse che a livello difensivo poteva mancare. Sì? Il pareggio della Ternana con Montalto a un minuto dalla fine, 2-2. Ok, puoi proseguire. Niente, dicevo che comunque lui voleva giocare un pochino di più e speriamo che sia la prima e ce ne siano altre di partite. Frosinone Pescara, Mauro Gianzante. Frosinone è una autentica corazzata di questo campionato, peraltro all'andata ci fu una partita molto spettacolare, ricordo ricca di occasioni da gol, e una rimonta del 3-0 a un quasi 3-4 con il gol annullato a Ciofani. È un pronostico chiuso e il Pescara se la gioca. Ma queste sono le partite in cui forse può succedere di tutto, anche perché con il Frosinone sarà difficile imporre il proprio gioco e quindi un gioco di rimessa potrebbe, come è successo a Foggia, potrebbe essere sicuramente positivo. Il problema è soltanto se la difesa regge l'urto di Dionisi e Ciofani, perché Ciano. ci sono delle realtà nel Frosinone che incutono un certo timore, un certo rispetto. La squadra io credo che adotterà lo stesso tipo di gioco che ha adottato a Foggia, massima copertura e qualcosa in contropiede. Posso dire che Dio ce la mandi buona. Riccardo, tu sei stato già prima piuttosto diretto. Beh, se la Pescara gioca come ha giocato l'ultima partita, è veramente un risultato chiuso, purtroppo. Non abbiamo una possibilità su 100 di fare partita, perché soprattutto poi loro sono una squadra che, oltre che essere una squadra tecnica, sono anche una squadra forte fisica. E quindi noi le soffriamo queste squadre. E non lo so, veramente che Dio ce la mandi buona, però
anche il fatto che dice l'avvocato, dice che dobbiamo giocare coperti e sfruttare qualche ripartenza, che non è il calcio, che non è il calcio di Zeman, perché il calcio di Zeman è un calcio propositivo. Quindi bisogna fare di necessità virtù. Dobbiamo fare di necessità virtù, però forse l'unica possibilità che abbiamo è veramente cercare di giocare, provare a giocare col gioco di Zeman in attacco e non chiuderci, perché se ci chiudiamo un giocatore di partenza, secondo me rischiamo di pigliare dai 3-4 gol. È finita, Stefano? Sì, è finita in questo istante 2-2. Allora, vediamo la classifica. Vediamo la classifica dopo questo pareggio con Montalto che al 94esimo ha regalato il punto alla squadra delle Fere, e la Salernitana resta dietro il Pescara. Poteva salire a quota 32 la compagine campana, superando di fatto il Pescara e agganciando Venezia e Carpi. Invece il sorpasso non c'è e la Salernitana resta dietro, 30 punti, 22 punti per la Ternana. Minguzzi, prima insomma già lei ha introdotto il discorso del rinforzo che ha inserito la squadra di Longo con Cipsa, che è stato subito efficace, è un innesto di spessore, un giocatore che ha già vinto campionati, che va in un contesto già vincente di suo. E con è che è entrato nel secondo tempo. Sì. È una gara da catalogare come di quelle proibitive o no? Ma è una gara difficile sicuramente, una squadra, come diceva prima, una squadra molto fisica, fastidiosa da affrontare, cioè, giocatori forti fisicamente, di qualità, ci credono, sono arrivati a questo mercato con giocatori mirati, pronti per giocare, anche dal punto di vista fisico hanno preso veramente molta sostanza. Quindi la partita sicuramente molto, molto complicata. Io il tifoso del Pescara magari potrebbe chiedersi: il Frosinone ha i suoi giocatori di riferimento da tanti anni in rosa, perché se uno pensa ai vari Ciofani, Dionisi, Soddimo, ma anche nelle retrovie in porta Bardi, sono degli elementi che sono già da diversi anni a Frosinone. Frosinone è riuscito a mantenere questi elementi ed è una squadra competitiva che ha sfiorato la A lo scorso anno e che si ripropone quest'anno. Probabilmente è un modo di gestire diverso, no? Vabbè, lì c'è una proprietà diversa, però c'è un grande imprenditore, quindi penso potenzialità diverse dal punto di vista economico. Cioè, il calcio che si fa a Pescara è il calcio che deve fare il Pescara con questa proprietà. L'idea di calcio di Sebastiani io non la critico, perché secondo me è la cosa che deve fare il mercato per forza, deve fare plusvalenze per forza. Non c'è l'imprenditore che a fine anno pareggia i conti, ripiana le perdite, per cui c'è da fare un calcio sostenibile, ma come concetto è giusto, perché poi riesci a fare anche delle buone cose. Si può discutere sul fatto delle scelte e sui giocatori, ma non credo che sia Sebastiani che va in giro cercando giocatori, penso che quelli vengano suggeriti, no? Però il calcio che deve fare il Pescara è questo. Assolutamente. Un'ultima battuta con Antonio e con Mattia Grappasonno: che partita sarà, Antonio, come te l'aspetti? Ma guarda, il campionato si sta assestando. E quello che vediamo è in effetti davanti sono le squadre che hanno già trovato da tempo la loro identità. Vuol dire, Frosinone ha cominciato a giocare in questo modo, anche in quel 3-0, 3-3, quasi 3-4. Ho visto quel tipo di squadra, cioè, lo stesso vale per il Palermo, lo stesso vale per l'Empoli, nonostante il cambio in panchina che mi ha visto, cioè, era un po' cervellotico, perché anche con Vivarini l'Empoli sta facendo un campionato, aveva la sua identità di squadra. Lo stesso vale per la Cremonese e soprattutto in particolare per il Parma, che sta facendo, anche se il Parma, come ha fatto il Frosinone, un mercato mirato per cercare di rinforzare ulteriormente una rosa già affidabile, soprattutto un'identità già precisa. Quindi l'incognita resta sempre quella, cioè davanti stanno allungando le squadre che hanno qualità, hanno sostanza, hanno e identità. Hanno identità. Quello che purtroppo a Pescara non l'abbiamo ancora visto,
speriamo di vederlo in tempi brevi, perché altrimenti, cioè, qua continuiamo a parlare di questa storia dei playoff, come dobbiamo arrivare ai playoff. Il problema è diverso, cioè, il problema è dei primi trovare solidità e poi avere un obiettivo, perché in questo momento avere un obiettivo è soltanto utopistico, perché che senso ha quando tu non sai quello che questa squadra può dare, quella che può esprimere questa squadra, e purtroppo non lo sappiamo ancora. Mattia? Beh, secondo me sarà una partita difficile, anche comunque su un campo difficile appunto per il Pescara. E Frosinone è una gran bella corazzata, secondo me alla fine arriverà in Serie A, comunque non dimentichiamo che è la prima della classifica, e quindi io sono pessimista di mio, e purtroppo secondo me sarà difficile andare a fare il risultato a Frosinone. Poi tutti sappiamo che le squadre di Zeman sono imprevedibili, quindi dipende da una serie di fattori, però per me comunque rimane difficile, comunque tutto il rispetto del Foggia, ma non è Frosinone, non è il Foggia sicuramente. Direttore, la rivedremo a breve? Guarda, io quest'anno è il primo anno in tanti anni che sono rimasto fermo così tanto tempo, quindi sì, ho voglia di lavorare, è chiaro. In Serie C è diventato un problemino non da poco, perché però vediamo, dai. Sono, va bene, siamo arrivati. I risultati non mi mancano, assolutamente, assolutamente. Infatti facciamo gli auguri affinché insomma possa tornare dietro una scrivania. Siamo arrivati alla fine, io di nuovo mando un abbraccio e un saluto a Enrico Rocchi, che ritroverete la prossima settimana alla conduzione della sua storica trasmissione che ho avuto l'onore di condurre questa sera. Ringrazio gli ospiti, da Antonio De Leonardis, ciao Antonio, grazie. Saluto Enrico, aspetto. Al direttore Vincenzo Minguzzi. Grazie anche a Mauro Gianzante, Mattia Grappasonno, a Riccardo Clinco, che sarà allo Stirpe a vedere la partita del Pescara. Grazie in regia a Stefano Recanati, che ringrazio in particolare per la sua presenza. Grazie Stefano, grazie. Buona serata a tutti voi. Grazie a Maurizio Dagui in regia. Replay torna chiaramente il prossimo lunedì, sempre alle ore 21, in diretta dai nostri studi. Grazie per l'attenzione e buona serata. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.